Benvenuti nella cucina di Italian Food Net. Oggi vi propongo un ottimo secondo piatto, le costolette di agnello al forno con patate. Gli ingredienti per una persona sono 4 costolette di agnello, 2 patate, 2 spicchi di aglio, salvia fresca tritata, rosmarino fresco tritato, sale grosso, sale fino, la scorza di mezzo limone tritato, un bicchiere di vino bianco, pepe nero e olio extravergine di oliva. Prima di tutto mariniamo le costolette. Mettiamo le costolette in un piatto. Aggiungiamo un po' di sale grosso, la scorza del limone, uno spicchio d'aglio schiacciato con le mani e le erbe, prima il rosmarino e poi la salvia. Finiamo con un po' di pepe, un po' di vino bianco, e dell'olio extravergine di oliva. Le giriamo bene. E le facciamo marinare per circa 2 ore, girandole di tanto in tanto. Ora tagliamo le patate a spicchi con tutta la buccia. Mettetele in una bowl con l'acqua e lasciatele fino alla fine della marinatura delle costolette. Aiutandovi con una schiumarola, scolate le patate e aggiungetele in teglia. Mettete sale, uno spicchio di aglio schiacciato, rosmarino, un po' di pepe e l'olio extravergine di oliva. Girate e infornate le patate per 20 minuti a 200 gradi. Togliamo le patate dal forno e aggiungiamo le costolette nella teglia. Aggiungiamo la marinatura. E inforniamo per altri 10 minuti abbassando il forno a 180 gradi. Le costolette sono pronte, le togliamo dal forno. E le andiamo a servire sul piatto di portata. Mettiamo le patate e aggiungiamo le costolette. Costolette di agnello al forno con patate. Buon appetito!